Cavancalli, un campione, un campione di sport, un campione di vita, un medagliere unico nello sport paralimpico, ma io dovrei dire nello sport e basta, vero? Um, beh, sì, assolutamente, <ride> con le dovute distinzioni, però sì, si potrebbe anche approcciare. Beh, il son... suo compito principale oggi, il suo ruolo Sì, sì, il ma suo, è chiaro che poi noi, cioè io per primo sono anche consapevole che esistono delle differenze che rappresentano non una distinzione, ma un valore. Eh, tra mondo olimpico e paralimpico, del quale bisogna andare fieri e bisogna saper declinare nel corretto modo. Lei ha lavorato sempre nell'ambito dello sport, da sempre, eh? e, e perché gli ambiti dello sport non fossero graduati? Distinti sì, ma non considerati diversamente, no? Assolutamente, ma perché io attribuisco a tutto il tutta la dimensione sportiva non soltanto una funzione che è squisitamente legata eh, al benessere o se volete anche a quel eh, contenitore agonistico che naturalmente fa parlare dello sport. No? Oggi noi usciamo da una. Tokyo Olimpica e poi Paralimpica straordinaria che ha permesso di far conoscere tanti campioni ma anche tante storie umane. Ma io penso che lo sport sia anche uno straordinario strumento di cultura perché attraverso lo sport noi possiamo partecipare non soltanto ai percorsi di crescita e formativi dei nostri giovani, dei nostri figli, ma anche a promuovere quella, se volete, anche idea del rispetto delle regole, una cultura della legalità, una cultura del rispetto delle differenze. Lei è presidente del Comitato Italiano Paralimpico, prima è stato commissario del CONI, per il calcio, per la danza, che sono due specialità così diverse, due discipline apparentemente opposte no? e così identitarie del maschile e del femminile. Come l'abbiamo nella nostra mente? Beh, poi, sa, quando uno è dirigente sportivo è come un manager. Un manager certo, insomma, certo. svolge la propria funzione eh, laddove è chiamato. Io, da dirigente sportivo, sono stato chiamato ad assolvere le mie funzioni eh, al di là del mio mondo, naturalmente al quale rimango profondamente legato. Eh, in feder calcio piuttosto che in federdanza è anche, anche un tifoso eh, di calcio? Moderato, moderato, ok. Non, non, non l'ho si... mai detto, non l'ho mai detto, no, ma <ride> non, non per quello, ma soprattutto nel periodo in cui ero nel mondo del calcio, non, non ho mai detto eh, certo. eh, la squadra di appartenenza, ma è una diciamo una di quelle. Eh, Passioni, ma momenti di condivisione familiare con mio figlio per condividere qualcosa, e a volte è importante anche quello. Non mi dica che finge di essere tifoso perché questo non va bene. Però no, però può, sport... capitare, può capitare che lui rimane sveglio durante le partite e che io mi addormenti, quindi <ride> che sono un pessimo tifoso. Finga, finga sì, allora. Sì. No, senta, lei si è assunto, però, anche oltre alle funzioni e ai compiti che ha, una grande responsabilità, quella di essere voce e testimone a un tempo, no? Io ho soltanto tentato di fare nella mia vita quello in cui credevo, con passione, non arretrando mai rispetto alle, alle mie consapevolezze e convinzioni, come quella appunto del rispetto della dignità degli atleti che oggi rappresento, ma del mondo dello sport per quello che può e deve rappresentare nel paese sotto il profilo proprio politico. Eh, eppure lo sport l'ha tradita. Lo sport che lei amava tanto da ragazzo, Pentathlon, mi sì, pare fosse la sua moderno. disciplina e insomma avere un ciclone addosso a 17 anni non è semplice. Non è semplice, ma ricordiamo che fu un cavallo. no? Che sì, tra sì, io hai... da cavallo... C'è anche questo legame ancora più forte no? perché non, non sei solo, no? C'è qualcuno con te? Diciamo che non è semplice perché insomma, a 17 anni e mezzo, soprattutto, insomma, stai in un'età un po' particolare. Poi, vissuta da genitore con i miei figli te ne rendi maggiormente conto. Eh, però paradossalmente forse è stato molto più semplice per me che non per tanti miei amici che hanno avuto incidenti in età più avanzata quando avevano già magari delle famiglie strutturate un lavoro avviato eh, laddove sarebbe stato molto ed è stato molto più difficile reinventarsi una vita o rimaginarsi una vita io in fondo a 17 anni ero all'inizio della vita no? avevo percorso soltanto un piccolissima, una piccolissima parte di quella vita che ho rimodificato tentando di continuare a fare quello che amavo fare e quello che ritenevo giusto fare quindi paradossalmente spesso di questo noi insomma, fra di noi ci prendiamo pure in giro c'è cioè una come dire ironia nel nostro mondo che eh, forse non vi immaginate nemmeno mm. però quando parliamo di queste cose io penso sempre che sia molto più semplice trovarcisi da giovani che non più grandi eh, ho sentito ragazzi dire che non volevano più vivere lei perché invece ha voluto tenacemente ah. vivere vivere bene tra l'altro no no guardi allora io penso che Mm, Anch'io ho pensato che di non voler più vivere, cioè, non, non mi vergogno nemmeno a dirlo, perché sai, a 17 anni e mezzo ti, ti, ti dicono che non, non camminerai più immediatamente, colleghi questo questa cosa a tutte le cose che non potrei più fare no non ultimo nel mio caso era quello di vestire la maglia azzurra e andare a un'Olimpiade che era il sogno che mi, mi accompagnava nelle fatiche degli allenamenti per tentare di conciliare la scuola con gli allenamenti anche perché c'era sempre questo monito dei miei genitori che se fossi andato male a scuola non, mi, non avrebbero più consentito di allenarmi insomma eh, non è semplice per cui a un certo punto pure nella superficialità del 17enne pensi ma che vivo a fare no? No. Eh, quindi lo sconforto è normale, è umano, è com assolutamente comprensibile. Poi dopodiché l'importante è guardare non a quello che hai perso ma a tutto ciò che ti è rimasto e soprattutto a sapersi sempre guardare indietro. Io ho compreso quanto fosse importante la, la, la mia vita, paradossalmente eh, anche in un semplice giorno nel quale in un letto d'ospedale dove ero ricoverato in un centro di reabilitazione con altri due colleghi, uno a destra e uno a sinistra, mi resi conto che in quella stanza era quello che poteva di più. E in quel momento potevo soltanto muovere un braccio perché ancora ero paralizzato a tutte e due gli arti superiori stavo riprendendo il braccio destro. Ebbene, quando eh, ho dovuto inavvertitamente aiutare un'infermiera che spostava un, un telefono, all'epoca ancora i telefoni a cornetta dal, dal mio comodino al letto del mio amico americano che era lì ricoverato con me, mi sono reso conto che incagliatosi nel, nel, nell'asta della Flebo io ho mosso il braccio destro. E l'ho uh, aiutato nell'operazione. Mi sono sentito l'uomo più ricco della terra perché i miei colleghi non potevano muovere che nel collo. c'è tutto non... questo e molto altro in, in, in una biografia, in un romanzo, dice l'autore che è Giacomo Crosa assieme a lei, che la racconta che si intitola Lo specchio di Luca. lo specchio cos'è e chi è? Allora, innanzitutto il romanzo, mh, ci tengo a sottolinearlo perché questo è stato un elemento di discussione di, eh, come dire, con Giacomo nelle, nelle nostre ore di confronto. Un romanzo perché noi pensiamo che la vita di ciascuno di noi è un romanzo. Lo è. Anche di formazione. Esattamente. Eh, lo specchio perché c'è una parte del, del, di, di questo racconto della mia personale vita con, nella, nella quale io veramente ho avuto contezza di quello che mi era successo perché sai dopo sei mesi che sei allettato eh, sono stato rimesso mh, seduto poi su una sedia a rotelle per la prima volta venivo spinto da questa stanza e mi addentravo nello scoprire che c'era fuori da quelle quattro mura eh, che per sei mesi ho guardato e mi sono imbattuto nella, nella immagine di me stesso riflessa su, un, su uno specchio subito prima della, della porta e ho visto un'altra persona, non ho visto più il Luca di prima dell'incidente, ero abituato nel narcisismo naturalmente del 17enne, dell'atleta. A vedermi in piedi, I tartarugato, i muscoli. Bella, e tanto ho visto un bambino smagrito, senza più un filo di, di muscolo, su una carrozzina che legato perché non mi reggevo nemmeno seduto. E lì mi sono reso conto che era, era tutta un'altra vita e dovevo, dovevo in qualche modo ricominciare o abbandonare. Chi è che le ha dato la forza per superare e trasformare il dolore? Allora, innanzitutto credo che un ruolo fondamentale in questi casi lo svolgano le famiglie. Eh, C'è tanta famiglia nel suo Sì, romano. perché la famiglia è il primo luogo nel quale non devi sentirti disabile o diverso rispetto a prima. Eh, la famiglia è quella che per primo deve riconoscere in te la persona e non come sei o come sei diventato. Il problema. Eh, esattamente. Eh, e poi bisogna trovarla all'interno di se stessi, perché bisogna, ripeto, capire... Che hai perso tanto, tantissimo, ma, ma la vita è fatta così. Ma anche sa, saper guardare a quello che ti è rimasto e soprattutto a quelli a cui è andata molto peggio di te. Per cui, io che eh, nello sconforto, ma tante volte mi sono ritrovato a piangere la notte, insomma, la disperazione fa parte, insomma, e mi ha accompagnato per molto tempo. Poi, però, quando guardavo i miei amici a cui era andata molto peggio di me, che magari non avevano ripreso nemmeno l'uso delle, delle, delle mani, delle braccia, eh, capivo quanto fossi ricco. Io mi ricco oggi ogni giorno rispetto anche a lei immagino perché nel compiere gesti che compiamo 3.000 volte al giorno magari per bere lei prende un bicchiere d'acqua beve non, non dà un valore a quel gesto io che per sei mesi anzi per, per molto più non riuscivo nemmeno a prendere un bicchiere da solo avevo bisogno di essere aiutato nel momento in cui ho rimparato a farlo da solo perché avevo stavo riprendendo le funzioni ho capito quanto fossi ricco quindi immaginate quanto siete ricchi vero è bellissimo quello che dice eh, partire dalla gratitudine dal riconoscimento di quello che si ha penso anche alla fatica dei suoi genitori papà non voleva che lei seguisse molto lo sport no, no? assolutamente voleva, facesse giurisprudenza l'avvocato e, e sono stati bravi a non dire ah se non avessi ah se non avessi fatto no? ah. e nello stesso tempo lei si è sentito responsabile di suo padre e sua madre della loro pena beh è chiaro questo sì perché poi sai a 17 anni e mezzo sei, sei giovane ma non sei Insomma, sei in grado di comprendere. Devo dire che tante cose di mio padre e mia madre le ho comprese quando sono diventato genitore. Quindi quando avevo i miei figli dell'età nella quale poi ho avuto un incidente, immaginare me stesso vivere il dramma che hanno vissuto i miei genitori mi, mi ha spaventato. Quindi sono cose che capisci con la maturità. Però naturalmente io riconosco a loro la, la, come dire, aver avuto la capacità in primis, mia madre poi particolarmente, di essere molto dura, molto, molto teutonica in questo, nel, nel, anche nel rapporto con me quando sono rientrato dall'Italia. Mi ricordo che mi è rimasta impressa una frase che mia madre mi disse eh, dopo un anno che ero stato fuori all'estero perché io ho avuto l'incidente all'estero e tutta la riabilitazione all'estero in Austria. All in Austria eh, neanche stavo rientrando dentro casa, che già tentavo di riapprezzare i profumi: no? Sei, passato un anno, in, i profumi dell'ospedale, dei disinfettanti, eccetera. Mi bloccò, neanche avevo messo le prime rotelline davanti, dentro la soglia d'ingresso. E mi disse, la prima cosa che mi disse, non ricorderò per tutta la vita, fermati là, ricordati una cosa, che non è che siccome sei seduto su quella sera di rotelle sei diverso dai tuoi fratelli, per cui le regole che valevano prima valgono adesso, anche se quello che non potrai fare non lo fai, però quello che ti puoi mettere in ordine te lo devi mettere in ordine, quello devi studiare perché c'è l'impegno dello studio. Quindi tutta una serie no, di, 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 di condizioni. E lì significa che per prima il tuo, tuo genitore non ti sta mettendo in una campana di vetro, non ti sta trattando in maniera diversa, sta capendo che naturalmente stai vivendo in maniera e vivrai in maniera diversa ma ti tratta come persona, guarda il figlio, non guarda la carrozzina. E questo è stato fondamentale. Mio padre altrettanto perché ha sempre, mi ha sempre insegnato eh, a, a ricordare che, eh, poi la frase di Flayano traduce un po' la filosofia di mio padre, che la, la felicità è desiderare ciò che si ha. I suoi figli invece non hanno avuto nessuna difficoltà a riconoscerla no, come padre? Eh? No, vabbè, ma quella è la, è la, è la straordinarietà dei, nostri, dei bambini. I bambini. I bambini non, non, non riconoscono la diversità, non, riconos non danno nemmeno un valore alle diversità. I bambini sono, sono abituati a riconoscere l'esterno e a conoscerlo. I miei figli sono nati con un padre in carrozzina, hanno giocato con la mia carrozzina sin da piccoli, spesso e volentieri io non ritrovavo la carrozzina la mattina vicino al letto perché loro quando avevano tre, 4-5 anni come si svegliavano ci si mettevano sopra e uno spingeva l'altro piuttosto io ho mio figlio oggi che ha 22 anni è un fenomeno in carrozzina ma per lui la carrozzina è come, come si è abituato per cui ecco questa è la, la, la dimostrazione di quanto noi dovremmo lavorare sul, sul percorso culturale per aiutare a far capire ad una comunità ad un paese ad, ad una società civile che le persone vanno valorizzate anche nelle loro differenze eh... E invece gli amici intorno a lei hanno capito tutti? Qualche volta ha pensato che l'amicizia o l'amore fossero dovuti a pietà? Oh, voglia, eh, oh yeah. eh, ma questo mh, insomma, mi ha accompagnato eh, per tanto tempo: come poi magari a un certo momento pensi che l'amicizia o la vicinanza sia determinata più da interessi che non da amicizia dipende dai ruoli che cambiano nella ah, vita beh, no. certo, poi es quando uno diventa Esattamente. Però, eh, importante lo, nel lo, mondo dello sport lo, ma no, ma in qualsiasi, in qualsiasi, in qualsiasi settore lavoro, certo. però ecco, il discorso è che naturalmente io gli amici che avevo prima dell'incidente naturalmente non, non li ho più avuti ma non perché non fossero amici io non gli ho mai fatto una colpa ma perché è normale che, 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 è normale che fosse stato così, nel senso che eh, cambiano gli interessi cambia la vita, la mia vita era condizionata da 3.000 altre cose, è cambiato lo sport, per cui i miei amici di, di Pentathlon naturalmente, non, era incondivisibile un percorso di vita. È cambiata anche la mentalità eh, da quando era ragazzo ad oggi nei confronti delle disabilità. Allora le devo dire, sì, io ho vissuto, anche ho avuto la fortuna di vivere questo cambiamento. Mi passi un'immagine dalle da, da un bianco e nero ai colori, no? perché noi poi siamo stati testimoni del, della televisione a colori, dei, dei telefonini, di una rivoluzione tecnologica incredibile. Oggi la comunità si è spostata dal muretto che ci apparteneva alla nostra età ai social e al telefonino, non esiste più il muretto, il muretto adesso è chiuso dentro un telefonino, no? Ehm, Purtroppo... Eh, sì, assolutamente, però nello stesso tempo eh, è cambiata anche la società perché piano piano il mondo dell'associazionismo, delle persone disabili, ha preso contezza sempre più di, di quello che occorreva fare, le battaglie che si sono portate avanti, insomma anche dal punto di vista terminologico, quando mi sono fatto male io si parlava ancora di invalidi, mutilati, poi... Si era cominciato a parlare negli anni, insomma, nel primo, nei primi dieci anni dopo l'80. Handicappati. handicappati, poi portatori di handicap, però anche l'orgoglio che negli ultimi vent'anni tanto è cambiato grazie allo sport e alla nostra azione come movimento sportivo. Io questo lo dico con grande orgoglio, non assumendone assolutamente alcun tipo di merito, ma perché sono convinto che abbiamo accelerato utilizzando lo sport come strumento su una rivoluzione culturale e sociale di questo paese che oggi, ad esempio dopo Tokyo, si è accorta di, di stelle che brillano, delle quali persone normali che non vivono nel mondo dei sabbati si sono innamorate e appassionate. Si è esaltato almeno a Tokyo. Oddio, guardi, la stanchezza e le <ride> condizioni nelle quali abbiamo vissuto, sia prima i colleghi olimpici che poi noi con il mondo paralimpico, era tale da non... Eh, Forse da non prestare, eh, avere tempo a questo, anche se posso dire più che esaltato, mi sono spesso trovata a piangere. La commozione, eh. la felicità. Quando avremo un evento unico? È soltanto una questione organizzativa oppure no? no Un grande a evento? Mio modo, solo... A mio modo di vedere, allora, grandi eventi unici già ci stanno, nel senso ad esempio i campionati del mondo di scherma, spesso si sono fatti unitamente scherma olimpica e paralimpica, così è avvenuto con la pesistica e altre discipline, laddove è possibile sotto il profilo logistico-organizzativo. Per quanto riguarda l'Olimpiade e le Paralimpiade, secondo me questo fa parte della suggestione... Eh, più smossa dall'emozione che non dalla consapevolezza. Vedete, eh, quando avverrà, avverrà quando sarete pronti voi. Nel senso che oggi unire i due mondi, al di là dei problemi logistici e organizzativi, che significherebbe avere una città con capacità organizzative incredibili, per avere un villaggio con 20.000 persone, e sarebbe tutto dilatato okay, nel okay. tempo, poi c'è un, un tema culturale. E io chiedo sempre ai suoi colleghi giornalisti che spesso mi pongono questa domanda: ma se noi vivessimo oggi un'Olimpiada e una Paralimpiade insieme, nello stesso giorno vincesse una medaglia, una Federica Pellegrini, per insomma, citare una. Voi delle... che titolo fareste? E, e magari Stefano Raimondi, voi che titolo fareste? O l'editore che cosa vi chiederebbe? Il telegiornale con che notizia aprirebbe? Ecco, se voi vi date la risposta, quando voi mi risponderete. Che dedichereste le stesse pagine a una e all'altro significa che forse saranno maturi i tempi. Bisognerebbe intanto avere gli stessi riconoscimenti economici, questo almeno, no? È vero quello che lei dice, eh, non conoscendo naturalmente il mondo, però i premi li stabiliscono due enti pubblici separati, il CONI e il Comitato Paralimpico il CONI ha deciso di riconoscere certi premi il Comitato Paralimpico in base, ovvero noi, in base a quelle che sono le nostre condizioni di bilancio le peculiarità della nostra organizzazione, delle nostre Paralimpi delle nostre Paralimpiadi ne ha decisi degli altri, ma c'è un motivo vede, io penso che debba essere riconosciuta la dignità dei premi ma non è premiando quell'uno sul mille che ce ah, la certo, fa, chiaro. che noi mettiamo in, me in meccanismo io penso che per, per aver riconosciuto la dignità veramente bisogna riconoscere la dignità a monte affinché il diritto allo sport dall'inizio del percorso sia riconosciuto e affinché io riesca a sostenere affinché quell'uno sul mille che ce la fa diventano possano diventare dieci mille 10.000. noi abbiamo scelto un'altra strategia riuscire a utilizzare i nostri eh, nostro, le nostre risorse che è denaro pubblico per tenere insieme questo sistema, considerando, e questo lo dico da ultimo con eh, cognizione causa, che i premi che riconosce il Comitato Italiano Paralimpico sono è tra i più alti al mondo dei premi riconosciuti ai colleghi olimpici in tutto il mondo. Cioè i nostri prendono premi maggiori, prendono premi due volte maggiori rispetto ai, agli olimpici e paralimpici statunitensi. Quattro volte rispetto ai colleghi olimpici. No, ma io non volevo affatto fare una, una polemica. Era a pelle, insomma, una sensazione. Sì, ma sulla che... suggestione lei ha ragione. Chiaro. Perché sulla suggestione io ai miei atleti darei pure casa, gli darei tutto mm. per gli sforzi che fanno. Però dipende Dopodiché da un... ci sono battaglie di dignità. E la dignità non si conquista chiaro. sui riconoscimenti con economici, una medaglia dormi, ma certo. con ben altre cose. Lei ha due figli e una figlia ha scelto come sport di elezione okay. l'equitazione. Sì. Eh, ce l'ha fatta? Eh, devo dire che allora, ce l'ho fatta, fatta lei. Sì, no, 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 è chiaro. <ride> eh, non è stato semplice, però diciamo mia figlia in quel periodo era piccolina e sta vivendo un momento particolare. Eh, quando mi comunicò, dice papà io voglio andare a cavallo, eh, io immediatamente ebbi un sussulto quasi nel rispondere, non se ne parla. Però ci ho avuto anche l'illuminazione di capire che non posso scaricare sui figli quello che era successo a me. È come dire che se lei ha un incidente di macchina, proibisce a suo figlio di prendere la macchina. E quindi, insomma, glielo, poi ne ho parlato con mia moglie, me la sono trovata piccolina sul lettone, quindi non potevo dirle di no. E, dopodiché, quando l'ho vista a cavallo, ho capito la differenza fra me e lei. Per lei c'era un amore assoluto con l'animale. Per lei andare a cavallo era carezzarlo, prenderlo, strigliarlo, pulirlo, lavare, dar dargli da mangiare. C'è un rapporto con l'animale veramente importante. Per me, pentatleta, era una delle discipline che dovevo fare per arrivare a un traguardo, che non è il miglior approccio con uno sport che prevede un compagno di gara che è un animale. Che è un animale. Eh... Mi sa che lei crede ai miracoli comunque perché comunque ne ha vissuti tanti, apparentemente magari piccoli ma che hanno che hanno fatto capire e cambiare tanto lo sguardo su di sé e, è interessante il rapporto che lei ha con Dio naturalmente pudico ma, ma molto bello molto alla pari mm? e, racconta e vado qui a cercare a pagina 51 che a un certo punto eh, si è detto se lui oggi apparisse davanti a me e gli dicesse Luca ti do la possibilità di tornare indietro risponderei signore mi tengo la mia vita e, mi tengo la vita che tu hai disegnato per me e questo l'ha capito soprattutto, spiega, quando è nata la sua prima figlia. Beh sì, perché sa la nascita di un, di un figlio di una figlia, che, insomma, è anche mh, per, per un essere umano, per un uomo, una donna che sia, anche il riconoscimento di una vita che continua, no? che va avanti, una, una vita che si proietta costantemente nel futuro. Eh, pensi che quella frase mi suscitò tantissime polemiche in, in, nel mondo della disabilità perché venni attaccato sul fatto che, ah ma come ti permetti di dire queste cose, ma non pensi ah. noi gravi, che... Cioè, ehm, io però più vado avanti più ne sono convinto. Cioè, Prima di tutto perché non, non, non ho la prova contraria, nel senso non so come sarebbe stata la vita se non avessi avuto un incidente. Per cui è va alla pena e mi tengo quella che ci ho avuto perché comunque così brutta anzi non è assolutamente brutta sia pur nelle difficoltà ma ci sono tante persone che non hanno incidenti che sono totalmente abili che hanno molte più difficoltà di quante non ne ho io no? e magari sono difficoltà invisibili magari ci sono difficoltà ben più dure da affrontare che non una disabilità quindi mi attaccheranno adesso anche per questa affermazione naturalmente sono assolutamente consapevole che ci sono tante persone con disabilità gravi, gravissime famiglie abbandonate nell'assistenza dei loro figli. Ecco, il, io credo che la missione che noi dobbiamo avere è quella di sostenere chi sta peggio di noi, perché credo che quella sia la solidarietà espressa non a parole, ma naturalmente nei fatti ma non sputare sulle nostre vite. Ognuna delle nostre vite, sono, come dicevamo all'inizio, sono romanzi differenti, ognuno tenta di, di, di vivere il proprio romanzo. E quindi mi sembra che la cosa più, più opportuna è viverlo con il sorriso e non piangendo e guardandosi indietro rispetto a quello che sarebbe stato il romanzo vita. Alla grande, Pancalli. Grazie, grazie, grazie. E se questo romanzo avesse una colonna sonora sarebbe? Guardi, a me piace tutta la musica, ma veramente tutta. Naturalmente io ho delle, delle canzoni che, eh, come penso per ciascuno di noi, ti rievocano dei momenti della vita. E io credo che il momento più importante della mia vita sia stato quello del periodo incidente, perché lì ti... Ti confronti con qualcosa che è estremamente più grande di te, per cui ho forse The Winner Takes It All, che è insomma, una canzone degli ABBA che andava in quel periodo, negli anni 80-81, che io ascoltavo con quelle che i miei figli non sanno nemmeno cosa siano: un walkman dentro un ospedale, perché naturalmente oramai ci portiamo la musica nei cellulari. Per cui questa è quella che mi ricorda un momento drammatico, un momento difficilissimo da affrontare, ma anche nel momento in cui sono rinato. The winner takes it all. The loser standing small beside the victory.